Lei poi inizia formalmente a collaborare però nel 2008, quindi dopo circa 9 anni. Sì, perché glielo disse, mi legava un sentimento di un amore sproporzionato per quello. Penso mi sarei fatto esplodere vivo pur di soddisfare le loro esigenze. Penso un po' se io non mi sarei fatto tutto il carcere in santa pace, non in santa pace nel senso perché mi avevo fatto i conti con il mio passato disastroso, avevo accettato la realtà, quindi per me la detenzione era un po' come espiare quello che sia le mie colpe. E come arriva poi dopo tanto tempo a decidere di fare quel passo fondamentale nel 2008? Arriva dopo una maturazione profonda di quello che siano la bellezza della vita, l'amore, tante cose che non che non le avevo messe mai in considerazione, ma avevano un sapore diverso di come le avevo sempre capite io, quindi avevo intrapreso un bellissimo percorso spirituale a tal punto che poi nel 2008 non potevo fare diversamente perché non ti metti a posto con la coscienza di tutto quello che abbiamo fatto noi e finisce tutto lì, no, devi dare delle spiegazioni prima alle vittime e poi ai familiari di tutte le vittime. E quindi a quel punto che secondo me è arrivato quel punto di mettermi a posto anche su questo versante sociale, ho deciso da di iniziare. Da quanto tempo lei maturava, o meglio pensava, a questa scelta collaborativa? Ma la scelta avviene lì, 2005 mi sembra, 2006, forse 2006, lì, arrivando nel carcere di Ascoli Piceno, che lì diciamo che la maglia un po' di ristrettezza era un po' più aperta rispetto a tuo mezzo. Quindi iniziano dei rapporti con il cappellano e c'era un rapporto più diretto anche con i servizi sociali, quindi un rapporto che ho avuto la possibilità di conoscere un linguaggio che io purtroppo non avevo mai sentito. Quindi lì poi arrivando a dato punto che ho preso la netta decisione ti dico sempre con Dio con Mammone, non ci sono altre alternative, o di qua o di là, e io ho preferito più la vita che la morte, grazie a Dio.